Adesso si vede meglio. Questo qui è un Nerf Canemuzz, adesso vi mostrerò le sue qualità, come potete vedere è come quello pompa, solo che ne spara tre alla volta, uno oppure quattro, adesso vi farò vedere due alla volta. Adesso ragazzi vi farò vedere quello a canna rotante. Prendi un po' di adesso invece c'è la merda della pistolina di riserva. Come potete vedere ce ne ha uno qua e due di dietro. Laser. Come potete vedere là c'è il laser che è il mirino. Praticamente questa qui è quella di riserva. Poi, come vi ho detto, adesso vi faccio vedere che mi sparo uno alla volta. Allora, aspettate un attimo. Vedete, queste sono le munizioni di Nerf Strike Elite. Adesso la sto ricaricando, ma non le metto tutte, solo per farvi vedere. Allora, adesso ne sparo due contemporaneamente. Adesso ne sparerò uno. Vedete? E adesso ne sparerò quattro. Solo che se tu ne spari quattro, non vanno molto lontani. Non fanno neanche un metro. Guardate. Aspettate. Guardate. Due. Se tu lo carichi di più, fa quattro. E invece questo qui si può fare la finta, cioè tu ne metti dentro uno, uno e uno, vanno inseriti dentro bene perché altrimenti non si può cambiare. Poi questo qui, come potete vedere, qui c'è un bottone e il rullo che viene via. E vedete, adesso non esce il proiettile, adesso esce, adesso esce, adesso esce, adesso esce, adesso esce. E poi invece la pistolina è sempre come vi ho detto. E adesso ne sparerò 4, uno per uno, perché come potete vedere l'ho caricato da una sola volta. Questo qui è il mirino. Il canemozze è sparando solo un colpo, è più potente, è una marca Nerf Strike Elite. E questo qui, come si dice, è più veloce da caricare, come potete vedere. Adesso ve lo faccio vedere senza munizioni. Aspettate che ve lo faccio vedere con più munizioni. Guardate, vedete, fatto scritto, è una cosa pazzesca. Invece questo qua tu te la infichi nelle mutande e poi quando ti serve tiri fuori, fa così e ammazzi quello che c'è davanti. E questo è tutto, ci vediamo nella prossima edizione di Strike Elite Matteo Zuccotti.